Domenica 30 settembre il Palafabris ha fatto da vetrina al movimento pallavolistico della provincia di Padova. Sin dalle 10.30 l'afflusso di aderenti alle società sportive è stato notevole, fino a riempire in tutti i suoi posti il palazzetto. Le 3.500 presenze registrate hanno reso questo evento una grande festa. La base del movimento pallavolistico padovano ha fatto da contorno, per il terzo anno consecutivo, all'inaugurazione della stagione agonistica della Pallavolo Tonazzo, che militerà nel campionato di A2. Il terzo movimento in Italia per numeri ha voluto testimoniare la sua forza ed unità. Oltre ad autorità e istituzioni della vita civile e sportiva, erano presenti sponsor importanti per la pallavolo provinciale, come la Fondazione Cassa di Risparmio e la Banca Padovana di Credito Cooperativo. La giornata è stata l'occasione per premiare le persone che in quest'ultimo anno hanno fatto grande la pallavolo a livello internazionale. Sono intervenuti i tecnici azzurri medagliati nel 2012, Mauro Berruto, bronzo olimpico con l'Italia maschile ai Giochi di Londra, e Marco Mencarelli, bronzo agli Europei Juniores femminili. Applauditissima la madrina della manifestazione Marta Menegatti, campionessa di beach volley, quinta alle ultime Olimpiadi. Sono stata sicuramente onorata per essere stata invitata a questo bellissimo evento. E mi è piaciuto perché comunque ho trovato un pubblico molto caloroso e niente, auguro a tutte le società un grossissimo in bocca al lupo per la stagione. Lo spettacolo è stato presentato da Massimo Salmaso, coadiuvato dai divertentissimi speaker Andrea Meoni e Stefano Ferrari, che con gag e musiche hanno saputo emozionare il pubblico presente. Beh, sicuramente Stefano tu potrai confermarlo, è bellissimo vedere un pubblico del genere, c'è tantissimo entusiasmo ed è bello, ci dà carica anche a noi perché noi prima di tutto ci divertiamo, qui non è un lavoro, è un divertimento, e vedere questi ragazzi, questi genitori così vicini alla società e alla città è un piacere, insomma, quindi noi riusciamo a dare il meglio. Io farò quello che ho fatto anche l'anno scorso alla fine, insomma, quello di il mio lavoro è quello, tra l'altro ereditato da lui, che fortunatamente Mi ha fatto, diciamo, da padre padrone per qualche partita. Quello che riesco a fare lo faccio perché naturalmente me l'ha insegnato Meoni, per quel che riguarda ovviamente il discorso del coinvolgimento del pubblico, anche perché poi lo speaker ha dei deve coprire, diciamo, una fase degli ultimi 20 minuti prima dell'ingresso della partita, dove ci sono alcune cose da fare in un certo determinato momento, in un certo determinato modo. Quindi non è facile, devo ringraziare lui che mi ha insegnato come fare, insomma, mi ha tolto le castagne dal fuoco in più di qualche occasione. Poi il mio lavoro sarà quello di coinvolgere il pubblico e cercare di creare una sinergia tra la carica che c'è sul campo di gioco e naturalmente metterla in contatto con quella che poi viene data dal pubblico. Ci deve essere uno scambio, in pratica. Io sarò qua per cercare di agevolare questo scambio. Il clou della mattinata è stata la presentazione della nuova squadra della Pallavolo Padova. Un siparietto terminato con lo spogliarello del giocatore Salgado, che tra le urla delle fan femminili ha mostrato le tre mute da gioco, rimanendo poi a petto nudo. Quale significato dare a questo evento? Lo hanno sintetizzato alcune giovani atlete. Energia, voglia di giocare e unione, perché la pallavolo è uno sport di squadra. Stiamo tutti insieme, ci divertiamo e ci sono molte persone importanti. In questa occasione l'allenatore della nazionale maschile ha evidenziato come far crescere nuovi talenti. Si può insistere sul mettere i giovani nelle condizioni migliori per poter esprimere il loro talento il più in fretta possibile. Padova lo sta facendo puntando su dei ragazzi italiani, giovani, che hanno in questo modo la possibilità di mettersi alla prova. Forse abbiamo nel passato ritardato l'arrivo dei giovani sui palconi più importanti, questa è una cosa di cui dobbiamo riprepararci. In attesa dell'esordio in campionato della Pallavolo Padova, previsto per domenica 7 ottobre a Ortona, l'allenatore ci parla del movimento pallavolistico padovano. A me sembra bene, anzi molto bene, io l'ho seguito di fatto in forma riflessa sia quando ero col Club Italia ma anche l'anno scorso che ero in Friuli, siamo venuti a fare delle amichevole torneo qui in Veneto, in Padova in particolare, e a parte i numeri, quello che dicono i numeri, ma è vero perché a Padova siamo circondati da pallavolisti e pallavoliste, quindi è sicuramente un aspetto interessante
importante e che mi dà soddisfazione anche da un punto di vista personale. E di come ottenere più importanti risultati. Credo che dipenda, tutto questo dipenda dalla qualità del lavoro e io intendo qualità del lavoro che per molti, quasi tutti, è passione, mettendoci dentro sia i ragazzi e ragazze, quindi gli atleti, sia gli allenatori, sia i dirigenti. Quindi credo che sia questo quello che poi alla fin fine fa la differenza, la qualità di chi adopera, chiamiamo così, questo elemento fondamentale che sono gli atleti per portarli. Là bisogna trovare i giusti equilibri da un punto di vista di qualità per la proposta fatta in palestra, per la gestione dei risultati e così via. Però guarda, io sono sempre convinto che, a parte stamattina hai visto gli allenatori a nazionale, olimpiadi, che ogni ragazzo, ogni allenatore abbia la possibilità di vincere il proprio scudetto, che è l'ottenimento dell'obiettivo che uno si prefigge, quello è vincere scudetti e credo che tutti li possano vincere. Poi c'è un altro piccolo particolare, non vi do l'indirizzo, ve lo do la prossima volta. Io ho trovato una farmacia che vende la vittoria e l'ho ordinata, l'unica cosa che mi hanno detto, non garantiscono i tempi di consegna. Quindi bisogna avere passione, passare e ripassare, che tanto prima o poi arriva e ce la consegna. Tra autografi e foto di rito dei fan accalcati attorno ai campioni, il presidente della FIPAV Padova sintetizza la riuscita dell'evento. La giornata di oggi è una idea che è nata 3 anni fa e che aveva l'obiettivo di crescere nel tempo. Non parliamo più di comitato provinciale, non parliamo più di federazione pallavolo, non parliamo più di pallavolo, parliamo di un movimento sportivo che ha, come nella disciplina della pallavolo, il suo fulcro, ma che vuol far capire alle persone che solo mettendosi insieme e lavorando insieme, presentandosi insieme, può ottenere sicuramente i riconoscimenti che si merita. Erano presenti oggi diverse istituzioni, non solo sportive, non solo civili, ma anche che danno sostegno come Banca Padovana di Credito Cooperativo e Fondazione Cassa di Risparmio, enti che hanno visto che nel veicolo sportivo della pallavolo può esserci sicuramente una strada per trasmettere i propri valori. Noi non solo sportivi, ma soprattutto dei bravi cittadini prima di tutto, che dopo diventano magari dei campioni come tutti quelli che abbiamo premiati. Si può arrivare tutti.